E là ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati. Allora, stamattina sicuramente vi mostrerò un po' di canarini che sono quelli che ho intenzione di portare alla mostra di Modena, insomma la tanto attesa mostra di Modena. E intanto una comunicazione di servizio, il 15 e 16 sarò su Messina, quindi ricordo a tutti gli amici di Messina di contattarmi, così ci si incontra. Staremo assieme, eventualmente faremo una serata, molto probabilmente o il 15 o il 16 dovrei essere libero e quindi ci incontriamo un po' tutti e passiamo una serata assieme. Cosa volevo dire? Qualcosa di importante. Io volevo ringraziare in maniera sentita tutti i componenti dell'Academy, tutte le persone che sono nel nostro gruppo. Qualche giorno fa ho avuto un momento di un piccolo intervento, niente di grave, fortunatamente. E veramente mi siete stati vicini in maniera, cioè in ospedale non ero solo. È stato bellissimo tutto questo, i messaggi che mi avete mandato nel gruppo, ma anche privatamente. In questa situazione ho avuto ulteriore conferma che siamo veramente un gruppo coeso, persone, ma veramente, cioè, in maniera così naturale si è creata un gruppo di persone, forse il peggiore sono io, c'è cioè uno meglio dell'altro, una persona più sensibile dell'altra e veramente sono felicissimo di aver messo su questo gruppo e quindi vi ringrazio ogni singola persona che ha dedicato quel messaggio, quella parola, quella telefonata, cioè non ero solo, ero con voi e me l'avete fatto sentire questo, se vi ringrazio. Niente, vi presento il nuovo opuscolo che abbiamo fatto con l'associazione, eccolo qua, naturalmente poi ve lo consegnerò quando vi spedisco i calendari, è bellissimo, insomma racconta di noi, racconta della nostra storia, di quello che stiamo facendo e questo sempre solo grazie a voi, quindi è importante ricordarlo sempre. Ora venite con me, vi faccio vedere un po' di canarini, ma soprattutto vi faccio ascoltare un vocale di un insegnante. Un insegnante dove siamo stati a Cosenza, che abbiamo fatto una mattinata, abbiamo passato una mattinata in due scuole diverse, e era la prima volta che mi ritrovavo di fronte a 60 bambini, e ragazzi, è qualcosa di strepitoso, l'innocenza dei bambini è veramente bella, i bambini che hanno voglia di imparare, hanno voglia di. Noi dobbiamo riavvicinarli alla natura, dobbiamo sensibilizzare tutto questo, al di là del nostro interesse personale che. Vogliamo, il nostro obiettivo è quello di avvicinare i bambini al canarino in genere, però ecco, è importante che si riavvicinino un po' a tutta la natura, quindi anche portarli nei parchi. Questa cosa sta avvenendo sempre meno, purtroppo le grandi città, tutto quanto, il tram tram, il nostro lavoro, i nostri impegni ci portano sempre a fare il contrario di questo. Invece, secondo me è importante riavvicinare un po' i bambini alla natura perché rispetto per un animaletto, qualsiasi esso sia, è fondamentale. Quindi, se riusciamo a trasmettere questo ai bambini, sicuramente il futuro potrebbe essere migliore, potremmo migliorare qualche cosa. Noi intanto ci stiamo provando e grazie a tutti i sostenitori dell'APAC, Associazione Piccoli Appassionati di Canarini, stiamo portando avanti questa nostra idea e soprattutto questo nostro progetto e andremo avanti. Noi andremo a Messina, staremo a Messina 1 o 2 giorni e andremo in due scuole diverse e quindi ci conosceranno altre persone, conosceranno il nostro mondo altre persone. Ormai è un obiettivo fisso. Venite con me, vi faccio ascoltare questo vocale che è strepitoso e comunque vi faccio vedere i canarini presenti a Modena. Ecco. Loro creeranno uno stam, quindi quattro soggetti per Modena. Uno stam di Yorkshire bianco. Molto bello. Comunque andrà, sarà un successo. Ecco qua, questi sono due lutini e due albini che presenterò come singoli. Sono due lupini brinati e due albini recessivi.
Vieni, fatti vedere. Bravissimo. Questa quasi certamente è una femminuccia. Ecco qua. Questi sono dei brunonze che porto come singoli. Sono un bruno onice giallo a mosaico, un bruno onice bianco dominante. Speriamo che piacciono al giudice. E in basso abbiamo un giallo avorio intenso. Questo invece è uno stam di albino. Carini. Niente di speciale, però ecco, già riuscire a fare uno stand di albino è abbastanza complicato, quindi è bello, è bello. Ecco qua, questo è uno stand di giallo brinato e due singoli. Sono veramente belli, almeno a me piacciono tanto. Qui invece abbiamo un singolo giallo intenso, un singolo giallo brinato e due lupini intensi.